secondo giorno di gara in questo giro in salsa ungherese, il taccuino di ogni inviato è già pieno zeppo di spunti. Gli occhi dei tifosi, tanti anche oggi a Budapest, sono invece raggianti e carichi di entusiasmo. Perché? Semplice, perché Mathieu van der Poel ha ricordato, come sembrando lo sapesse, di essere fenomenale difendendo la sua maglia a cronometro come aveva già fatto l'anno scorso al Tour de France dall'attacco di Tadej Pogačar. Sulla rampa per il Castello di Buda a insidiarlo è stato uno spettacolare Simon Yates, che ha guadagnato sulla concorrenza dal primo all'ultimo metro, in pianura tra le 20 e più curve della città e soprattutto nell'ultimo chilometro in salita. Messaggio chiaro: sto bene e questo giro, che promette tanti tranelli sul suo cammino, è una corsa perfetta per me. Sta bene, ma non quanto sperasse Tom Dumoulin, terzo, e che alla crono, ammettiamo, chiedeva un successo per togliersi dalla testa gli ultimi temibili fantasmi. Gli appunti poi parlano di Vincenzo Nibali. Astana per lui significa passato di gioia e vittoria. A Budapest sembra aver ritrovato, più che una vasca termale rilassante, la vasca di Cocuna, tanto è apparso più fatto. Come Bardet e Landa, gente che a cronometro pensava di perdere molto di più. Il giro è appena partito, domani si regalerà una presumibile volata per poi rientrare in Italia e iniziare a scalare quei 50.000 metri e più che mancano, quelli attesi e temuti, quelli che regalerà giorni di pura vita.